Buonasera dal Giappone, sono a Shinjuku e questa che vedete è l'entrata iconica di Kabukicho. Questa è un'altra passeggiata in cui vi porto a scoprire i quartieri di Tokyo. Ovviamente Shinjuku e soprattutto Kabukicho l'avete visto in molti altri miei video, ma in questo in particolare voglio farvi vedere una zona che dovrebbe essere estremamente turistica, ma che racchiude un disagio che raramente si può vedere a Tokyo. Vi farò vedere fra poco cosa intendo, ma intanto voglio farvi vedere le luci di Kabukicho, luci che vanno comunque a coprire il lato più oscuro di Kabukicho. Nonostante sia diventato negli ultimi anni estremamente turistico, mantiene il suo aspetto di quartiere di intrattenimento per adulti, diciamo così, per cui trovate host club per uomini e per donne, girls bar e tanto tanto intrattenimento per adulti. Però trovate anche moltissimi buoni ristoranti, sale giochi, alcune attrazioni come poteva essere il Robot Restaurant, che aveva chiuso, non so se adesso ha riaperto. Per cui da quartiere a luci rosse è diventato un quartiere dell'intrattenimento e un quartiere turistico. Questa trasformazione ha portato molti turisti a visitarlo e anche questa sera li incroceremo sicuramente, per cui non stupitevi che un quartiere a luci rosse sia in realtà una meta turistica. Qui abbiamo il cinema della Toho con il testone di Godzilla. Ecco Jigo, che è la catena di sala giochi che ha preso il posto di Sega, e qui abbiamo un sacco di ragazze e anche ragazzi che invitano clienti nei locali. Proprio in questo angolo del cinema Toho se ne incrociano veramente tantissime. E qui mi sto avvicinando alla piazza della Kabukicho Tower, questo grattacielo nuovo dedicato all'intrattenimento. Però la cosa che volevo mostrarvi è quello che succede nella piazza davanti, perché qui si ritrovano tutte le sere, ma soprattutto nei weekend, giovani ragazzi, ma non solo, ubriachi, che fanno casino, che sporcano, stanno qui seduti per terra a bere tutta la sera fino a notte fonda. Ci sono anche delle guardie, ma non intrattengono, e fanno molte di quelle cose che teoricamente non si potrebbero fare, tipo questa ragazza seduta per terra. Dall'altro lato la stessa identica cosa, gente veramente di tutte le età, ma spesso e volentieri giovanissimi, che si ritrovano qui ubriachi a bere, cosa che non mi era mai capitata di vedere in Giappone. E questa cosa è qui a Kabukicho, ha preso piede, non so per quale motivo, non so se continuerà a durare o se qualcuno prima o poi prenderà provvedimenti, ma devo dire che di fronte a questa torre, che è il nuovo punto di riferimento di Kabukicho, vedere questa cosa qui mi ha estremamente colpito, e questo è veramente il disagio vero giapponese ed è una cosa estremamente rara. Però accade anche questo a Kabukicho, uno dei volti nuovi di Kabukicho poco piacevoli. Non danno fastidio, però sinceramente rispetto all'idea di Giappone che si ha, è veramente particolare e lascia abbastanza basiti, che rimangono impuniti e comunque li lasciano fare questo. Non lo so, vedremo nei prossimi anni se continuerà questa situazione, o se qualcuno di legale o di non legale, visto che il quartiere di Kabukicho è comunque parte controllato dalla Yakuza, continuerà a mantenere sta situazione o prenderà provvedimenti. Non lo so, li vedete anche in questo momento, sono molto più vicino, non cerco di inquadrarli, però più tardi nella notte il Kabukicho si spopola e rimangono solo loro. Qui sono di nuovo nella zona di prima, attorno al cinema, vedete le ragazze che invitano i locali, alcune si coprono giustamente il volto, alcune potrebbero anche essere minorenni, qui è normale, anche al di là dell'età, è comunque non è proprio uno dei migliori lavori che si possa fare. Però questa è Kabukicho di sera, piena di gente, piena di turisti, ormai
come dicevo prima, è diventato un quartiere dell'intrattenimento, per cui si viene qua per bere, per mangiare e per divertirsi, non solo per andare a locali per adulti, anche se adesso vi mostrerò anche nelle vie laterali meno luminose, ce ne sono veramente molti. Qui siamo di fronte al cinema e questa è Gojira Street. Alle mie spalle c'è il testone di Godzilla. Più avanti c'è anche il negozio di Donkey di Shinjuku, di Kabukicho, famosissimo. Qui ho anche cenato con Mario recentemente, ho mangiato del tonburi con sashimi, molto buono per i standard di Kabukicho, essendo appunto un quartiere molto turistico e comunque con molti locali non è che si mangia sempre benissimo. Giriamo di qua che vediamo anche le vie meno famose e meno luminose. Cocomero, non so cosa sia. Qui alla destra ci sono diversi girls bar, oltre che ristoranti, alcuni love hotel. Ecco qui un girls bar. Questo doveva essere un love hotel se non ricordo male, ma è chiuso, ma ce n'è uno di fronte forse. Comunque nelle vie laterali di Kabukicho potete vedere la vera Kabukicho, dove ancora ci sono le ragazzine che attendono i clienti di fronte ai love hotel e dove c'è tutto quel mondo per adulti legato al sesso e non solo, che viene comprato e venduto, e tutti quei locali di intrattenimento per adulti dedicati esclusivamente ai giapponesi. Qui può capitare di incontrare dei ragazzi di colore che vi invitano negli host club o a bere, dove ci sono un sacco di ragazzi disponibili, ma tendenzialmente sono locali dove le ragazze non sono giapponesi, sappiatelo. Di solito vi spennano, vi fanno spendere tantissimo e non concludete nulla o quasi, perché lo scopo è farvi bere e spendere tantissimo. Qui siamo all'altra entrata di Kabukicho e per me è l'uscita, ed esco dalla zona a luci rosse di Shinjuku. Adesso voglio attraversare la strada in modo da farvi vedere anche il lato opposto di Kabukicho. Comunque di sera Shinjuku per me è sempre uno dei quartieri più affascinanti. Il colpo d'occhio con le luci è pazzesco. E andiamo. C'è una macchina della polizia. In questa zona ci sono moltissimi ristoranti, si può mangiare veramente bene, e qui c'è uno dei miei ristoranti di ramen preferito, ramen di Akata, per cui ho fatto eccolo qui con le ossa di maiale bollito, molto denso, molto buono e molto spartano, assolutamente spartano, però è buono. Ma anche qui ci sono altri diversi ristoranti di rame e non solo, beh, pronto è una catena che assolutamente non vi consiglio, devo dire la verità, se proprio non avete nostalgia dei prodotti, dei piatti occidentali, ma in Giappone io difficilmente ho nostalgia dei piatti occidentali, per cui non ci sono mai andato a mangiare. Come vedete c'è un po' meno gente, ma tutta la gente di solito si concentra proprio a Kabukicho per
l'offerta che c'è, ma qui potete sicuramente trovare dei ristoranti dove mangiare a buon prezzo, ve la consiglio assolutamente. E siamo arrivati a un'altra piazza della zona di Shinjuku ed è qui che voglio concludere questo video. Spero che questi video passeggiata vi piacciono. So che di sera la qualità non è altissima, ma è un modo anche per farvi vedere delle zone di Shinjuku e non solo delle zone di Tokyo in maniera diversa. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre commentate, lasciatemi un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao!